Grande successo per la prima giornata della sesta edizione della Fiera del Libro e dell'Editoria del Giornalismo che si è aperta venerdì 25 presso l'ex Opera Piano delle Fosse a Cirignola nel Foggiano. La mattinata era già cominciata con i laboratori riservati alle scuole. Il primo ha avuto per protagonista la poesia, un calligramma per la pace, a cui hanno partecipato le classi delle scuole primarie, promosse nell'ambito di un progetto del Coordinamento Nazionale Enti Locali, che si propone di investire sui giovani e sulla loro formazione alla pace, alla fraternità e al dialogo. Il secondo è stato riservato per le classi quinte con Rigenera la tua città. Hanno partecipato le scuole del Circolo Marconi, Battisti, Opera San Francesco ed Opera Pia Buonsanti. Poi la serata con i saluti istituzionali da parte della Presidente Rossella Bruno, insieme al Sindaco di Cirignola Franco Metta e a un esponente del GAL Piana del Tavoliere. Poi i due ospiti più importanti, il primo Antonio Caprari, capo di diamante dell'informazione RAI, che ha presentato il suo libro Tanto sesso siamo inglesi, e poi Andrea Scanzi con La vita è un ballo fuori tempo. Sabato, seconda giornata ricca di ospiti con la presenza anche di Caterina Chinnici, la figlia del magistrato assassinato dalla mafia nel 1983.